Regione siciliana pubblica un avviso da 3 milioni e 600 mila euro per interventi di adeguamento e riqualificazione delle scuole in Sicilia. L'intervento dell'assessore Alessandro Aricò. A seguito di una ricognizione dei fondi residui ancora disponibili, sono state sbloccate risorse finanziarie per 3 milioni e 600 mila euro a favore delle istituzioni scolastiche siciliane. Infatti, l'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale ha pubblicato un nuovo avviso per l'adattamento e l'adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici e di aule didattiche, ed anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire misure anti-Covid. La scadenza per la presentazione delle istanze è stabilita in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla pagina web dell'assessorato. L'iniziativa è stata avviata dall'assessore regionale Alessandro Aricò, perché a fronte della dotazione finanziaria originaria di 18 milioni sono ancora disponibili 3 milioni e 600 mila euro. Aricò afferma: in una prima fase erano pervenute al Dipartimento dell'Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio 341 istanze ed è stata redatta una graduatoria per un totale di circa 14 milioni e 300 mila euro. In questo modo amplieremo la platea dei beneficiari di questi contributi, garantiti da fondi europei dell'Agenda 2014-2020. Ulteriori istanze di fabbisogno, infatti, sono state espresse da numerosi istituti scolastici. Attraverso tale intervento, l'assessorato all'istruzione e formazione ha concretizzato un ordine del giorno presentato all'Assemblea regionale in sede di variazioni di bilancio, con prima firmataria la deputata Giusi Savarino. Grazie all'aiuto di tutti quelli che aderiscono.